Amici di Genova Rock, buonasera, siamo stasera io e Giorgio con un amico Zingaro, abbiamo deciso di passare questo venerdì nell'underground genovese, ci faremo un pochettino tutti i locali, partiamo qua dal Mare di Note dove fra poco si esibirà un grandissimo gruppo, un Royal Call, che sono qua schierati dietro di me. Ciao ragazzi, dov'è il portavoce? Come ciao? No, perché sei spostato, no, perché vi spiego, siccome si parla, vabbè, niente, non vi spiego, dai, vieni qua, dai. Non vi spiego niente, dai, vabbè. Ciao a tutti. Ciao. Com'è l'attesa di questo concertone? Dai, raccontami. Suoniamo davanti al nulla, quattro anime a noi stessi, è un confronto tra noi stessi, la nostra coscienza. Ma come diceva questo mio amico qua, e lui fa, sono prove aperte. Sono prove aspettate così fino all'ultimo, però va bene così. Ma perché la vita in Genova è una cosa che parte tardi, è ancora forse troppo presto. La gente la devi un po' tirare fuori da casa di peso, se no manca un po', secondo me, di interesse. Però va bene così. Pensi che l'interesse sia calato in generale un interesse per la musica o l'avvento dei social network ci ha portato a rinchiuderci, a guardare anche magari quello che fate in serata, basta che qualcuno faccia il video, poi lo posti, magari domani mi trovo 1000 visualizzazioni, però in live non ci vado più. Ma dipende tanto da come utilizzi i social network. Se lo utilizzi comunque con un criterio, fai un po' e un po', scegli sempre l'elemento umano, ovvero vedere una locandina, vedere un giornale, una televisione, dire sono a conoscenza di questa cosa qua. E il social network comunque può venire incontro in questo senso qua, però devi avere sempre un 50-50, ecco, quindi... Sì, diciamo che forse l'avvento del social network è stato un ottimo veicolo perché a un costo zero o limitato riesco ad avere un'onda d'urto, no, nella comunicazione, che è molto molto importante. Però cioè, secondo te la locandina messa per le strade un tempo destava più la curiosità e portava gente rispetto al social network, oppure il social network raggiunge più gente ma portava meno uscire di casa? Ci sono tanti social network per eccellenza, Facebook, tu vedi tante condivisioni, tanti mi piace, però effettivamente questi 120 mi piace chi c'è? 2, 3, 4 massimo. Comunque la gente se passa per le strade, comunque vedi in punto strategici la locandina e volantini, dici ah, c'è questo evento a tale ora, a tale giorno. Allora potremmo dire fatti una domanda e datti una risposta, però. E facciamo vedere a tutti quanto siamo capaci e quanto siamo bravi a portare il verbo dei Queen, come dice lui. Come dice lui. Ecco perché ti sei spostato e mi hai messo lui vicino, perché poi la vera voce della band è lui. Senti, chi è che ha voglia di presentare, fare una carrellata con tutti i componenti, lo strumento e qualcosa con il nome? Aspetta. Questa bellissima replica dell'Area Special, Massimo Rotondo. Ciao Massimo. Ciao, sono Massimo, sono chitarrista e niente, finalmente ho realizzato il sogno di emulare Brian May, che era ragazzino, e faccio il mio possibile, mi pregio i miei difetti, non sono un professionista, mi diverte, ma... Credo che sia poi l'atteggiamento giusto. Quanto è difficile emulare Brian May? È difficile perché quando suonavo per conto mio mi dicevano che assomigliava a Brian May. Da quando mi sono messo a fare Brian May mi dicono che non c'entra niente, quindi è un po' complicato capire. Sì, decisamente sì, perché poi non sai se è un bene o un male, cioè se fai il tributo magari non, però magari vuol dire che hai sviluppato una certa tua personalità che non è male. Non riesco più a levarmi. Ma questo non ti porta a avere voglia anche di fare qualcosa di tuo, degli inediti, visto che c'è comunque questa personalità spiccata che ti dicono? Io per anni ho fatto inediti con così pezzi miei, facevo anche del blues, dell'altro,
però mi dicevano che avevo un po' l'attacco di Brian May, perché mi piaceva Brian May. Poi adesso che sto facendo tributi qui da un annetto a sta parte, mi trovano delle pecche, però Brian May è un po' diverso, è difficile, non è facile. Allora, parliamo anche di un signor chitarrista. Parliamo anche di un signor chitarrista, parliamo di un mestiere, ecco, io adesso qua voglio spezzare un'arancia, come direbbe qualcuno, no, in favore delle tribute band. Secondo me il peso della tribute band è proprio questo, che l'aspettativa della gente è ritrovare delle situazioni in un disco molto caro, un disco molto famoso, quindi trovare una band che sappia emulare veramente, no, quello che è il discorso di quello che rappresentano. E questo, molti dicono, fare un brano tuo non è, è vero, fare un brano proprio non sarà facile, però emulare una grande band, rock band, non è assolutamente semplice. Ci vuole tanta passione, aspetta che passo un attimo da me a uno. Ci vuole tanta passione, assolutamente. Non, secondo te è più facile fare un brano inedito, vostro, tuo, o l'altro discorso? Ma sono due cose totalmente diverse, secondo me, a mio parere. Cioè, sì, calcolando che non è una gara, cioè un po' parletto. Certo. Ma ci sono tanti tipi di... ci sono tante persone che scrivono pezzi, ma bisogna vedere se c'è quello che ha da dire qualcosa. Insomma, non lo so, è un... in modo particolare. Sì, poi insomma alla fine comunque l'importante credo che sia fare due note, fare della musica, condividere insieme questa grande famiglia, poi come? È la passione. È la passione. Se manca la passione manca tutto. La passione è tutto. Se non hai passione non puoi neanche fare che musica. Che stai a fare, esatto. Musicista, musica uguale passione, assolutamente. La musica credo che sia proprio un'espressione dell'anima, quindi cioè, se non hai questo diventa un problema. Esatto. E io suonando in una tribute band ai Queen lo faccio giusto proprio per passione, non potrei fare altri tributi, altre cover, faccio questo perché ci metto tutta la mia passione, perché sono nato con i Queen, sono cresciuto con i Queen e mi sento dentro di me suonarli, suonare la loro musica è un'espressione, un modo di onorarli, onorare la loro musica e quant'altro. Tra l'altro suoni la batteria qua, a parte esperienze precedenti di altre band. Sì, vecchi progetti, quali sono i progetti nuovi, c'è un po' di tutti. Ma chi è quel signore che assomiglia un po' a Freddy? Lui, uno scappato di casa, è Claude Stone Pauls in arte, il vero nome è Claudio Pietro Paoli. Stone Pauls, Pietro e Paoli. È fighissimo. Qua vicino uno che non voglio fare assolutamente incazzare perché avrebbero mie ragioni, cioè poi se divento vicino si vede anche il perché. Gliela faccio io la domanda, ma non vorrei che si innervosisse. Quelli grossi sono bravi. Così dico, io non lo so perché come vedi sono una mingerla, quindi non lo so, però dicono effettivamente. Te la giochi. È venuto fuori il vero animo. Senti, tu cosa suoni? Tastiera, la chitarra acustica, 12 corde. Fai tutto te? Io, sì, no, gli altri sono di contorno, sono io il maestro. Sì, infatti, cioè gli altri ce te li porti così in amicizia a mangiare la pizza. Cosa vuoi che fa? Assolutamente. Quanto tempo è che siete insieme come formazione? Da febbraio dell'anno scorso. Ma insomma comincia a essere un pochettino di tempo. Primi mesi un po' a giocare, poi ho fatto le cose seriamente e ora qualcosina di buono sta uscendo. Tanto voi provate qua, vero? Sì, qua dietro proprio. Lì dietro. Beh, per lui dormire è una pratica nuova perché è abituato a fare altro. Ti ho detto, è grosso, è incazzato, quindi se permettimi. Passo un attimo a Mister Pignolo che subito, sì, no, che subito mi ha messo a posto il saggio prima. Allora, aspetta che io sono un grande musicista, quindi in qualche maniera dovrei fare il calcolo e capire che strumento suoni. Triangolo. Ah, ecco, mi sembra. Lui suona flauto a pelle. No, lui non ha detto che suoni il basso, ha detto un'altra cosa. Suono il basso e mi diverto un sacco con loro, è veramente divertente suonare i Queen, è una passione, vogliamo farlo sentire a tutti quanto ci piace, quanto sono stati grandi
e quanto potremo fare davvero, diventare una delle band più importanti di Genova per fare il tributo ai Queen. Questo è bello, questo è assolutamente interessante. Secondo voi, a parte i Queen, che soggettivamente ma anche oggettivamente credo che cioè nell'Olimpo della musica, cioè siamo tutti d'accordo, un'altra band che, senza fare paragoni, non è una gara, nulla, neanche questo, ma un'altra band che ha lasciato veramente la storia, che ha fatto la storia della musica rock? Secondo me? Sì, è un'opinione. Non è... Secondo me è la PFM o Pino gli infermieri, li conosci? No, assolutamente. Tanta roba. Mi passerei qualcosa, immagino. C'è tutta la discografia. PFM, secondo me, in Italia e non solo in Italia, ha fatto grande la musica. Sì, sono veramente bravi. Esperienza, stessa cosa per un gruppo estero? Per un gruppo estero? Ah, mamma mia. Beh, secondo me, personalmente, Metallica. Sì, credo che sì, effettivamente. Sì, passato, presente, credo anche futuro. No, a livello di carriera, secondo me hanno gestita molto bene. Sono una grandissima band, sono d'accordo. Sono 30 anni che suonano e 30 anni che danno il bianco. Sì, 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 sono 30 anni che danno il bianco, sì, 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 sono assolutamente d'accordo. Per te? Ruggero dei Timidi. Il Timidi sono io, lui è Ruggero, siamo un due, per piacere. Per me è John Falco tutta la vita. No, a me non piace. No, visto che facciamo delle opinioni, dico, posso dirlo in diretta a tutti, a me John Falco fa proprio cagare, che lo sappia, che lo guarda, che lo guardi, almeno un congiuntivo usiamolo, uno, assolutamente. Ma ce n'è tanti, proprio molto a gusti, ovviamente Pink Floyd sono stati dei grandissimi, delle icone, un vero muro portante della musica straniera, rock del periodo. Ovviamente a me personalmente piacevano tanto i Guns N' Roses, e anche loro sono durati meno, mi sono piaciuti molto. Però sì, diciamo, ma il bianco l'hanno dato. Il bianco l'hanno dato, non, diciamo che non mancano i gruppi cazzuti. No, no, ci sono fortunatamente il panorama musicale. Perché stai in disparte? Tu sei il frontman. Perché c'ha il manico della chitarra vicino lì. Pericoloso. Allora dai, raccontami, hai voglia di raccontarmi un antidoto, un aneddoto? No, secondo me si fino a mezzanotte, non sogniamo, siamo qua a dire delle puttanate stasera che l'abbiamo presa così goliardica. Raccontami un antidoto della band. Ma sono 8 anni per me, è bello essere qua e di nuovo avere la possibilità di avere questa passione per i Queen. Io e lui 8 anni fa eravamo in una tribute band dei Queen, ci chiamavamo Larry King. Ah, ok. Dopo poi con altre persone ci siamo sciolti e per 8 anni c'è stato questo silenzio. Io e lui diceva, ma cazzo, però sarebbe bello riuscire a trovare sempre qualcuno. Un anno fa io mi sento con lui per telefono e per email e per messaggio mi scrive, io cerco musicisti per fare tributo ai Queen. E gli ho detto, che cos'hai in ballo? Ci siamo telefonati così, veniamo a provare insieme, avevano la vecchia sala di Voltri e all'inizio io ero un po' restio perché dopo tanto tempo che non lo fai, dico, sai, non penso di essere più in grado. È quello che penso anch'io, dopo tanto tempo che non lo faccio ho paura di non essere più in grado. E invece poi esce fuori sempre la voglia di fare, la voglia di dimostrare, non dimostrare, di far vedere alla gente il tuo amore per questa musica che mi ha cresciuto. Io ero alto così, da 3 anni e io ascolto questa musica e... Ma sei cresciuto! È vero! Allora, quando era giovane... That was the time! E quindi è bello!